Guardi, per cortesia, finiamola, finiamola con questi discorsi. Siamo stanchi della libertà, siamo veramente stanchi. Ma che cosa vuol dire poi questa libertà? Che uno non è contento, per esempio, del suo stipendio e si mette a protestare, sciopera. Ah, perché lei, io fa, non lo sapeva che la colpa degli scioperi è degli operai e non del padrone. Ora lei capisce se queste cose possono succedere. Qui ci vuole ordine, caro lei, ordine e lavoro. No, che ognuno oggi sta, può dire tutto quello che gli pare ad alta voce. Ma dove siamo arrivati? L'altro giorno una macchina ha tamponato un'altra macchina, allora il tamponato mette fuori la testa dal finestrino e rivolgendosi all'altro gli fa: lei è cretino! Ma come ci permette? Fa l'altro: se signore, mi permetto, ci sto dicendo che lei è cretino! Misuri le parole! Le misurai! Al risultò cretino preciso! Ora dico io, invece di tutto questo, lei solo immagina quanto sarebbe bello vedere gli operai il 27 di ogni mese andarsi a prendere lo stipendio, belle, in fila, silenziose, come tanti soldatini, con gli occhi pieni di gratitudine verso il padrone che non solo gli dà il lavoro, ma le paga pure, tanto che questi si possono permettere il lusso di mangiare. Non come un amico mio meschino che non poteva mangiare, che non aveva i soldi per niente. E questo amico mio adesso è una persona importante, sta bene, grazie a Dio, ma allora meschino era senza una lira quando era giovane. E anche una persona molto spiritosa, aveva 80 anni tra l'altro. E mi diceva tempo fa, riferendosi a questi tempi quando non avevo una lira, dice: caro Caruso, non sapeva che una volta c'era una padrona di casa che si era messa in mente di mangiare con la mia pigione. Allora quando io la pagavo mangiava lei, quando non la pagavo mangiavo io. In 5 anni non abbiamo mai mangiato assieme. Ora questo mio amico, che così mi onora della sua amicizia, tra l'altro molto spiritoso, proprio in quel periodo un amico un giorno gli fece, dice: caro amico mio, ho perso il mio appetito. E lui subito pronto: non ti preoccupare, l'ho trovato io. Comunque, questo amico mio si trovava un giorno in un paesino, era andato lì per motivi di lavoro e a un certo momento cominciò a fare debiti e siccome non li poteva pagare, tutti quelli che dovevano avere soldi da lui a un certo punto andarono a trovare a uno minacciandolo anche. Dice: senta, se lei non mi paga la carne, io gli rompo le gambe. E via, il primo. Il secondo: se lei non mi paga la frutta, io gli rompo le braccia. E via, il secondo. Se lei non mi paga il salame, io gli rompo la testa. E via, il terzo. Arriva un altro: se lei non mi paga mettiamo così, il pomodoro, io gli rompo tutto prenotato. Se mi rimane qualche cosa, gliela metto da parte. Ora, comunque, per riprendere il nostro discorso, io volevo dirle questo. Lei che cosa crede? Che la vita dei padroni sia facile? Caro, sapesse lei, la vita dei padroni è difficile, dura, piena di impegni dalla mattina alla sera, pranzi ufficiali che poi sono noiose, e ti portano in questo pranzo 5, 6 seconde piatte che uno non ne può più, fagiane, caviale, roba di tutti i tipi, poi riunioni in alberghi con la moquette, sai, quegli alberghi così dove ci sono quelle brutte poltrone larghe dove c'è il caldo dei termosifoni, oppure queste riunioni molto spesso avvengono in ville vicino al mare che non c'è gusto a starci dentro in queste ville perché non è che crollano, sono soldi. Dice: che cosa c'entra il fatto della solidità? E c'entra perché io mi ricordo che a Palermo c'era un palazzo pericolante e l'avevano recentato questo palazzo pericolante e c'era una guardia lì che impediva alla gente naturalmente di passare. Arriva a un certo punto un palermitano, cerca di passare, la guardia lo ferma, dice: guarda che non si può passare, che il palazzo è pericolante. Dice: ma sai, io devo andare proprio lì dietro, ci sto dicendo che non si può passare, che ci sono delle disposizioni tassative. E allora il palermitano rassegnato, invece però di andarsene, siccome non si sapeva mai, si mette lì ad aspettare. Arriva un secondo palermitano, cerca di passare, la guardia lo ferma, dice: guarda, non si può passare, che palazzo qua è paragolante. Dice: ma sai, io devo andare alle 10, ci sto dicendo che non si può passare, che ci sono delle disposizioni tassative. E anche il secondo palermitano, siccome non si sapeva mai, si mette là ad aspettare. Arriva un quarto, un quinto, un sesto, un settimo palermitano, insomma lo stesso dialogo, la stessa conclusione, cioè tutti in fila lì ad aspettare, non si sa che bene che cosa. Arriva un ottavo palermitano, il quale invece di venire fermato passa salutando il brigadiere, dice: baciamo la mano brigadiere. Allora naturalmente gli altri insorgono, dice: ma come sarebbe? Dice: ma quello può passare e noi no. Ma che cosa c'entra? Ci fa la guardia, quello ci abita. Ma ora io dico, a parte tutti questi discorsi, io volevo essere chiaro, perché è il momento di essere chiari, signori miei. Io dico questo: se siete, se siamo stanchi, anzi, di poter esprimere le nostre idee ad alta voce, se siete e se siamo stanchi di poter protestare quando ci fanno un sopruso, se vogliamo...